Ciao ragazze, benvenute o bentornate a tutte nel canale. Oggi parliamo di prodotti terminati del mese di marzo, un altro mese è terminato e io ad ogni inizio mese ripeto sempre la stessa frase. Mi sembra di non terminare nulla, poi quando vado a girare il video dei prodotti finiti, una busta veramente stracolma. Quindi a questo punto vi dico la verità, credo di girarlo in due tranche perché onestamente non mi va di fare un video lunghissimo, però sicuramente su alcuni prodotti c'è bisogno di spendere qualche parola in più perché ci sono stati tanti promossi, prodotti che non mi sono piaciuti, quindi inizierei subito e come sempre parto random. Allora, Sponge di Sensai, mai più senza, sapete, non mi dilungo, l'ercia lurida. E quindi non ve la voglio mostrare, però è il pannetto di Sensai che io straadoro. Ne vorrò provare anche altri, ma al momento questo resta uno dei miei preferiti. Ho finito tanti detergenti, e tra cui questo che è di Alchemilla. L'acqua Fiordaliso Tea Tree micellare mi è piaciuta molto e mi è durata tantissimo perché io poi faccio anche i cambi di stagione dei prodotti. Struccante viso, occhi e labbra, onestamente l'ho utilizzato solo per il viso. All'inizio mi sembrava un po' oleoso come prodotto, poi devo dirvi la verità, mi sarò abituata, anzi mi lasciava la pelle ben nutrita, ma dopo comunque andavo a utilizzare il sapone con il mio apparecchio. Tipo, non so, Clinique, il Clarisonic, il Foreo, e quindi non lo utilizzavo mai da solo. Ma mi è piaciuto molto. Credo di averne un altro perché Paola, ciao tesoro, un bacio enorme, me l'ha regalata e quindi la prenderò dalle mie scatole delle meraviglie. Quest'altra mousse di Italian Resort non mi voglio dilungare, ma è stata una mousse molto valida. Non mi dilungo perché non si fa più, ma ha l'estratto proprio di agrumi. Quindi era un piacere quando lo andavo ad utilizzare la mattina come risveglio della pelle. Veramente un prodotto a mio avviso eccezionale. Parliamo di maschere. La prima che mi capita è questa della linea di Dr. Jart. Mi è piaciuta da morire, Derma Micro Jet Clearing Solution, una maschera di pulizia, una maschera che già dovete sapere che le maschere in tessuto sono poche quelle che veramente mi piacciono, ma questa appena l'ho applicata, ragazzi, è stata una maschera eccezionale, di luminosità, di pulizia profonda, compattante del viso, i pori veramente più. Proprio adesso doveva passare l'ambulanza, va bene. Pori più chiusi, meno evidenti, pelle fresca, tonica. Insomma, è stato veramente un piacere. Ne ho un'altra e non vedo l'ora di utilizzarla, e questa per il momento è super promossa. Un altro prodotto terminato, il tonico di Abbé Royal al miele, un tonico della linea di Guerlain alla pappa reale, ridensificante, è stato un grandissimo innamoramento, ve ne ho parlato anche nei miei preferiti, quindi non mi dilungo. Sicuramente è un tonico da riprendere, non adesso, ma per la stagione un po' più calda. I cotoneve dei make-up sia piccoli che grandi, sapete essere tra i miei preferiti. Poi anche make-up. Questo è stato un mese dove ho terminato tanti prodotti make-up, tra cui questo mascara di Essence che vi avevo annoverato nei miei preferiti, vi avevo annoverato, avevate visto anche in qualche Get Ready With Me, e ho anche espresso, diciamo, il parere su Instagram dove, nonostante il prezzo sia economico, a me i mascara di Lash mi piacciono molto. Non dava un effetto super wow, però comunque scovolino che permetteva alle ciglia di essere ben allungate e poi un po' di sostegno alla radice. Questo è un prodotto di Purofi Botanical White Detox Anti-Aging Cream. Detossinante, ovviamente non vi saprei proprio dire quanto possa essere detossinante o prodotto corpo, tutto potrebbe essere, ma non saprei, ma mi è piaciuto moltissimo perché ha l'estratto di acido ialuronico, tè bianco, tartufo bianco, e mi è piaciuto perché A, si assorbiva immediatamente, io lo utilizzavo la sera dopo la doccia nell'interno cosce, è un prodotto anti-età liftante e l'idratazione è veramente perfetta tutta la giornata fino al giorno dopo, quindi mi è piaciuto molto e l'avevo provato da un campione e poi l'ho comprato. Ancora prodotto make-up e il Brodrama di Maybelline, non mi voglio dilungare.
Non so neanche se si faccia più, però mi è piaciuto moltissimo. All'inizio ho dovuto un po' faticare con questa rondella nell'applicazione perché mi sporcavo un po', ma poi è stato un grande amore. Questo terminato è del dottor Taffi, è la mousse detergente che Sara mi regalò. Ciao tesoro, un bacio grande. Mi è sempre piaciuta, lasciava il viso veramente morbido, ma l'unica un po' pecca è che non era densa tra le mousse mie preferite, come le mousse mie preferite, però aveva una fragranza alla camelia, che alcune volte mi dava un po' fastidio, però tutto sommato il prodotto è molto buono. Vorrò provare degli altri prodotti del dottor Taffi perché questo onestamente mi è piaciuto molto. Struccante occhi di Diego Dalla Palma, oleoso, bifasico, strucca perfettamente. Io ne ho ancora uno proprio da incominciare, però vi devo dire la verità, sono contenta che il brand l'abbia cambiato. Infatti arriverà il nuovo perché questo, ragazzi, cioè se voi non lo andavate a sciacquare subito dopo, vi restava tutto l'olio laterale che, cioè, può struccare perfettamente, però sicuramente questo effetto che poi vi lascia la zona periculare troppo oleosa, anche no. Quindi pecca di questo prodotto, però poi fondamentalmente strucca veramente bene. Poi, mousse della linea di Clarenna, l'amido di cotone. Una mousse che io adoro, ne ho parlato qualche volta nei miei video, mi piace moltissimo perché pulisce perfettamente il viso, questo estratto di cotone che illumina, vi chiude i pori, vi lascia il viso fresco, veramente, poi è una fragranza meravigliosa, io le adoro, le mousse di Clarins. Questo prodotto che mi fu regalato della linea di Goldwell, il Winter Care, è una maschera per capelli. Sì, ragazze, non vi preoccupate, arriverà anche il prodotto, cioè il video dedicato ai capelli. Ed è una maschera che io utilizzavo prettamente d'inverno, una maschera che nasce proprio per dare morbidezza e elasticità a un capello che soffre la stagione invernale, prettamente un capello asciutto, ma io, nonostante abbia tagliato i capelli, li ho lunghi, non lunghissimi, però le punte cerco sempre di tenerle ben nutrite, quindi vado sempre a utilizzare, dato che faccio lo shampoo 2 volte a settimana, di cui una volta la maschera, e quindi un impacco mi piace darlo ai capelli. Poi fragranza deliziosa, Goldwell è un'azienda tedesca, devo dire mi piace moltissimo, ve l'ho annoverata più volte, ed è la linea DualSense, quindi proprio una maschera particolare nella sua specie perché è difficile trovare una maschera specifica invernale per capelli secchi, quindi ha un plus per me veramente in più. E la trovate nei saloni che rivendono Goldwell. Struccante occhi di Sensai, bifasico, questo occhio e labbra, lo utilizzo sempre alla mia scuola o ovviamente li ho perché il brand me li manda. Valido. Delicato, per occhi sensibili, per struccare anche quando avete le lenti a contatto e quindi volete fare una cosa veloce, ma io onestamente lo trovo veramente super delicato. Per me che faccio 7-8 passate di mascara, doppio mascara, dovrei consumarlo tutto e per il prezzo che ha non è proprio il caso. Quindi devo dire che per chi desidera un buon prodotto anti-età, che sia efficace, ma che ovviamente vuole e desidera tutto da quel prodotto, ci sta, ma altrimenti io non lo vado a consigliare. Altro prodotto di trucco è il primer. Vabbè, questo lo consiglio ad occhi chiusi, è un primer tra i migliori in assoluto, un anti-età per eccellenza, ha un fattore di protezione non dichiarato, ma lo potete usare perché vi protegge. Vi va a schiarire le discromie, vi aiuta anche per le occhiaie, per quando andate a utilizzare il correttore. È un prodotto anti-età, è un primer splendido, veramente vi illumina, vi compatta il viso, vi permette al fondotinta di essere ancora più luminoso, evita che durante la giornata il fondotinta venga un po' mangiato dal viso. Insomma, per me è il top dei primer che bisogna assolutamente provare. Ancora make-up, e questo ve l'avevo già accennato che era l'ombretto di Diego Dalla Palma, un ombretto in crema, ovviamente non si prende più nulla, non mi dilungo perché ovviamente ve ne ho parlato ultimamente e non si fa più, quindi non spendo delle parole in più di quelle che già ho detto. Poi, eyeliner di Chanel, uno dei miei preferiti in assoluto, è terminato, è durato veramente un secolo. Quindi l'ho ripreso, ha un pennellino sottile, riuscite a fare proprio la linea perfetta,
a ripassarlo più volte, a farlo diventare veramente ultra nero. Insomma, un grandissimo eyeliner. Mi piaceva il precedente, questo veramente me ne sono iper extra innamorata, un mai più senza. Ancora prodotti make up, e questo è il mascara Le Volume di Chanel nella colorazione 100. Non mi dilungo perché il colore non si fa più, ma era questo viola bellissimo che comunque poi si scuriva. Mi piace molto Le Volume perché è un mascara che aggrappa perfettamente bene le ciglia, le volumizza, non è di quegli effetti ultra wow, però devo dire che è veramente un ottimo mascara. L'ho annoverato più volte nei miei preferiti, quindi devo dire la verità, se non l'avete provato io vi consiglio di andarlo a provare. Questa crema di l'Erbolario, l'acido ialuronico, crema corpo idratazione intensiva, mi è piaciuta, l'ho annoverata anche nei miei prodotti preferiti. Io la utilizzo generalmente per le gambe e triplazione, quindi acido ialuronico a basso, medio, alto potere molecolare, quindi durante la giornata sentite proprio la gamba. Io me ne rendo conto anche per esempio dalle calze o comunque dai calzini quando metto, diciamo, le scarpette, che non c'è quella specie di forforina bianca che si fa, che alcune volte vedo, dico, Dio mio, che cosa hai sulle gambe? E invece devo dire che con questo quell'effetto non me lo dà proprio, quindi è un prodotto super promosso, grandissimo preferito, nonché ovviamente terminato, ma è un prodotto, ragazzi, eccezionale. È l'anticellulite di Shiseido, una crema snellente che si basa sull'aromaterapia. Inalando la fragranza agisce ancora di più, ma la particolarità di questo gel è che quando voi lo andate a stendere vi dà un effetto filler, quindi vi dà un effetto compatto delle cosce e vi sembra otticamente anche che non ci siano dei buchetti laterali. Un prodotto veramente eccezionale che quando finirò i miei dovrò assolutamente prendere. Ancora, e poi con questo concludo che vado ad un altro video, la crema da giorno di Canebo, la Fresh Day Cream, una crema che ha fattore di protezione anti-età per eccellenza, un buonissimo prodotto, ma onestamente adesso col caldo non lo andrò a riprendere, ho bisogno di qualcosa di più morbido. Non è una rassodante, non è una crema completa, ma è di prevenzione, però per chi vuole un buon prodotto, approcciarsi alla filosofia giapponese nel ciclo ovviamente di rigenerazione e riparazione giorno e notte, questa veramente è l'ideale, quindi ve la consiglio. E concludo con l'ultimo prodotto, che è il Lano Lips, che mi fu regalato, questo prodotto per le labbra, una fragranza, ragazze, morbidissima, freschissima, vi lascia le labbra lucide, turgide, questa fragranza alla fragola che rende poi un profumo delizioso, mi è piaciuto molto perché veramente le idrata perfettamente. Quindi questo ora è in auge, io ho anche la maschera, ne avevo parlato tempo fa, ma vedo che adesso è proprio esplosa la linea di Lano Lips di Laneige, questo brand particolare per le labbra. Quindi sono stata contenta di averlo avuto regalato, per me è un promosso, quindi assolutamente non so quanto bene costi, però comunque vi consiglio di provarlo. Con questo finisco la prima parte e riattacco subito con la seconda parte che caricherò immediatamente dopo di questo, quindi lo vedrete a giorni, un giorno dopo l'altro. Nel frattempo aspetto di sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, se abbiamo qualcosa in comune che abbiamo provato e ci vediamo tra poco.